Quali sono le buone pratiche di mobilità sostenibile? Sono 10 le buone pratiche che abbiamo individuato, che vanno dal mondo della pubblica amministrazione all'università, al mondo dell'istruzione, ma anche al settore privato, che accompagnano con questa crescita culturale con delle azioni che vanno dai protocolli d'intesa a realtà pratiche, come la realizzazione anche di un piedibus, che è un elemento nuovo che ha lanciato il Comune di Lanciano e su cui si sta cercando di migliorare la qualità della vivibilità anche degli spazi pubblici e degli spazi delle città. Importante è anche il focus che faremo con i 4 comuni capoluoghi, Pescara, Chieti, L'Aquila e Teramo, per capire a che punto sono gli investimenti strategici sugli assi della mobilità, anche per capire come accompagnare questo processo di intervento strutturale all'interno della nostra città, che cercano di diventare sempre più sostenibili da un punto di vista sia ambientale che della mobilità. Ferrovie dello Stato, in particolare Trenitalia, ha a cuore quelle che sono le tematiche ambientali, in particolar modo tutto quello che concerne la mobilità integrata. In particolare se si parla di quelle che sono le iniziative con Legambiente, possiamo porre all'attenzione l'accordo commerciale recentemente siglato, che permette ai viaggiatori del trasporto regionale di poter fruire di una scontistica riservata per la bike station di Pescara. A questo va unito il forte impegno che ogni anno mettiamo con la realizzazione dei 164 treni che servono 81 località e che permettono di togliere dalla strada circa 2 milioni e 800 mila auto, considerando il fatto che trasportiamo 4 milioni e 200 mila persone.